GG, che stiamo a fare oggi? Ragazzi, benvenuti all'altro vlog. Che episodio siamo? 8. Siamo messi male. Credo, 8. No, 8. 8. Ah sì, 8. Oggi è arrivata la giornata, come avete visto dal titolo. Faremo il cheat day! Cheat day fast food americano. Okay? Yeah. Quindi proveremo tutte le catene possibili qua in America. Mm-hmm. Voglio anche dire che io proverò a fare una versione più fit e la versione più fat. Per quale motivo? Perché posso fare un cheat day in cui mangio tutto quello che voglio, ma sinceramente preferisco mangiare qualcosa che mi piace e che mi soddisfa. Quindi sono sicuro che farò anche delle scelte più fit e ve le faccio vedere. Quindi mi raccomando, se vi piace questo video lasciateci un bel like, fateci sapere quello che pensate nei commenti e iniziamo subito. Io ho bisogno di un caffè. Starbucks. All right, let's go to Starbucks. Let's go. Ragazzi, vado a prendermi il mio caffè. Ci vediamo dopo. Ah, ce l'abbiamo fatto, mi sono preso. Ecco qua, il caffè americano, Sammy. Oh, che gentile. Quindi grazie. Facciamo, mettiamo qua l'icon. Bing! Starbucks. Andata, raga. Adesso andiamo a fare un pochino di foto e poi inizia il cheat day. No, yeah. Yeah. Oh ragazzi, primo stop, yeah. IHOP, International House of Pancakes. The best one. Già so cosa prendere perché siamo già venuti due volte, ma non ho mai preso il full stack di pancakes. Sono sempre andato con la scelta più sana. Quindi invece adesso farò scelta sana con la dieta fit e mi prendo uno stack di 5 pancakes. Madonna. Andiamo dentro, non vedo l'ora. Dai, let's go. The simple and fit breakfast, and I'll have a stack of, I want to try the Mexican fish and chips. Okay. Thank you very much. Ok ragazzi, prima di tutto iniziamo questo cheat day, diciamo. Yeah. Prima vi faccio vedere la porzione fit, mi sono preso un caffè decaffeinato e ci ho aggiunto il dolcificante, ovviamente. E vogliamo ridurre un zucchero, giusto? Un po' di pane, qua, fagli vedere, pane integrale. Poi, un piccolo tasso di frutta, due fette di tacchino, due fette di bacon di tacchino e penso che questi siano delle uova, sono bianchi d'uovo. Ok, quindi in teoria questo metto le calorie adesso e poi ve lo faccio per la parte non fitto. È da non so quanto tempo sto dicendo a Sammy che mi voglio fare questo stack di pancakes, praticamente sono 5 pancakes e c'ha sopra un sacco di queste diverse cremine, che sia dolce de leche, caramello, tutte queste cose qua. Quindi benvenuti a questa esperienza di cheat day. Ci godiamo direi. Vai. Voglio iniziare da questa. Giovi. Oh yeah. Dai ragazzi, noi ci godiamo questo posto. Quindi in teoria se uno vuole rimanere fit ti prendi bianchi d'uovo, tacchino, frutta e pane integrale. Però di qua già a metà stanno. Ma sono una roba assolutamente spaziale. Sammy pure te. Oh yeah. Buon appetito. Comunque ragazzi, guardate un po'. Non ho ancora iniziato, è già quasi finito. Guardando un po' che cazzo di bomba. Ragazzi, come avete visto, ho finito il primo piatto, quindi questo ce lo possiamo ufficialmente togliere. Ho lasciato il pane perché sinceramente voglio mangiare quello che voglia e fino ad essere soddisfatto, non voglio mangiare tutto per stare male, quindi così adesso mi sparo le ultime 5 star pancakes. Oh yeah. Allora, facciamo vedere che abbiamo finito tutto quanto. Gigi ha solo lasciato un po' di quel bread, però ci sta perché, come ha detto lui prima, non ci stiamo spaccando, non ci stiamo sfondando. Però comunque, che quante calorie dici in totale? Non lo so, le metto adesso sullo schermo. Io sono le 1400. Nelle mie? Pure 1400. Però buon passo, no? Andiamo al prossimo? Sì, ma io sono veramente stanco, mi sta salendo tipo... Sì, la roba di quando mangi dopo. Dai, regà, al prossimo pasto allora.
Eccoci arrivati ad Alphalit, ragazzi, quindi dopo quel pasto abbiamo in realtà dormito un pochino e adesso ci andiamo a fare un bel workout ad Alphalit Gym. Sarà un push day di forza, io non vedo l'ora, abbiamo un bel po' di calorie, quindi dovremmo avere un bel pump. Yeah. Let's get it. Ragazzi, abbiamo appena finito quell'allenamento, stavamo decidendo dove andare a fare il prossimo pasto. Eh sì. E volevamo andare a Chick-fil-A, così che vi facevo vedere un po' dieta fit versus dieta fat, perché lì si fanno i panini con il pollo grigliato invece che solo burger, però di domenica è tutto chiuso, quindi abbiamo pensato che facciamo, andiamo in and out, andiamo a Five Guys, che cosa facciamo? Invece abbiamo deciso che alla fine penso che andremo a prenderci alcuni snack al supermercato accanto a casa, che si chiama Kroger, sono degli snack che trovate solo in America, quindi secondo me comunque più o meno rientra col video. E quindi facciamo snack, poi forse più tardi andremo o a Chick-fil-A, no, Chick-fil-A no. Più tardi andremo o a In-N-Out o a Five Guys, oppure abbiamo un altro segreto programma. Che non si dice. Dai, ci vediamo quando arriviamo. Ragazzi, ho preso un bordello di roba qua Kroger. Lo so che questo doveva essere un fast food cheat day, solo fast food, però come sapete stiamo facendo la spesa ogni giorno, passo a Kroger e ogni giorno c'è qualcosa che dico questo c'è solo qua, lo voglio provare ma non l'ho ancora provato. Quindi oggi ben due borse di roba con tutto quello che voglio provare, che vi faccio vedere dopo, faccio una mini recensione. Aspetto Sammy, che non so dove sta, e andiamo a casa. Beh, raga, non riesco proprio a resistere, Sammy non lo vedo. Lo so che post workout dovremmo andarci di proteine, però oggi è cheat day, quindi oggi ci andiamo di grassi. Poi da un botto che voglio provare questi mini chips Ahoy. Sono tipo mini cookies. Bomba. Buonissimi. Non ve lo consiglio come post workout a casa. Piccolo overview di quello che abbiamo preso. Questo è un cheat day healthy, però come primo pasto post workout, anzi come pasto principale, ci voglio di qualcosa di healthy, quindi che ci posso fare? Mi faccio, come avete già visto nell'altro video, ready pasta. Questa potrebbe essere cosa non fit, con delle verdure e del tacchino 99.1%, ho trovato quello magro. Mi faccio questo e poi dopo passiamo a farci qualcosa di un pochino più cheat. Prossimo pasto, devo fare un piccolo dessert post quella pasta che avete visto. Mi metto insieme questo light and fit Greek yogurt che ha 80 calorie, buonissimo. Ce lo aggiungo a questo tot a 0%, quindi insieme viene un pochino meno dolce. Poi ci aggiungo dei mirtilli e, cosa importantissima, mi sono comprato questo edible cookie dough. Praticamente è
La pasta dovrebbe essere per fare una torta, appunto, un cookie dough. Dovrebbe essere buonissimo. Non vedo l'ora di provarlo. Questa è la scodella. Vediamo un po' insieme com'è questo yogurt col cookie dough. Non sembra per niente male, eh. Vediamo un po'. Perfetto, proteico al punto giusto. Devo dire, se mai venite in America, provate a prendere questo qua. Edible cookie dough, veramente consigliato. Siamo appena tornati a casa, siamo a fare un pasto super. Yeah. Abbiamo deciso di fare un po' di takeaway, dato che siamo in America e il takeaway alla fine è una cosa che fanno un sacco qua. Ci sta Uber Eats, ci sta altre cose che te lo deliverano. Siamo fatti un bel barbecue rib joint che vi faccio vedere. Samu. Allora ragazzi, io mi sono preso salsiccia, BBQ ribs, pezzo potato con pezzettini di bacon e altra roba. Pasta con cheddar, mac and cheese. Vi faccio vedere, ci siamo guardati anche il baseball. Io qua invece mi sono preso più o meno la stessa cosa, però ci ho aggiunto del tacchino, petto di tacchino, e di qua invece un po' di pulled pork. Questa è una patata, salsa barbecue, ovviamente Coca-Cola light. Quante calorie dici sono queste? Queste non so quante calorie siano, devo fare una stima, non lo so, Sammy, devo fare una stima degli ingredienti sull'applicazione, però diciamo che anche questo conta come fast food americano. Dai, sì, un pochino. Regà, spacchiamo. Ragazzi, per finire questo cheat day mi sto pappando qua questo Ben & Jerry The American Dream, che è veramente una bomba, uno spettacolo di gelato. Gelato alla vaniglia con dentro dei pezzetti di waffle e dei pezzetti di fudge. Lo so che per noi italiani che facciamo il gelato questo è completamente, come dire, una cosa che non dovremmo mai fare, però siamo in America, tema americano, mi è venuta voglia, se no non l'avrei mangiato, però mi è venuta voglia e quindi ho deciso, perché no, di farmi questo gelato. Non so se riuscite a vedere bene, ma sono veramente dei pezzetti appunto di cioccolato e altro qua dentro il gelato. Detto questo, io voglio finire qua questo cheat day e vi voglio ricordare appunto che probabilmente sarà il mio primo e ultimo cheat day, proprio perché non combacia così tanto con la mia filosofia di fare le cose, però volevo provarlo. E quando sto a dieta di definizione e quindi sto mangiando poco, ho un sacco di voglia di fare un cheat day, di mangiare tutto, di sentirmi pieno, però soprattutto ora che sto in massa non ne sento assolutamente bisogno, anche perché ogni singolo giorno mi permetto di mangiare, di includere nei miei macro e nelle mie calorie un cibo che amo, giusto? Quindi magari un 20% delle calorie che è più sporco da cibi che mi piace mangiare. Quindi con questo approccio mi trovo veramente una bomba. Infatti volevo fare dei video in cui vi faccio vedere come includo nella mia dieta anche tipo sushi, pizza, queste cose qua, senza considerarlo un vero e proprio sgarro, perché se rientri nelle calorie, nei macronutrienti e la dieta equilibrata non è uno sgarro. Fatemi sapere se volete un video del genere e ve lo porto. Detto questo, questi giorni siamo stati abbastanza stanchi io e Sammy, perché abbiamo fatto appunto il lancio della guida e quello è stato un sacco di email e messaggi a cui ho dovuto rispondere. Vi ringrazio a tutti veramente di cuore del supporto e mi avete fatto, sono veramente soddisfatto del lancio e sono soddisfatto di aver potuto aiutare un sacco di voi che avete acquistato la guida. Ci sentiamo nel gruppo Facebook. Detto questo, vi ringrazio, grazie di tutto il supporto, fateci sapere se avete altre idee per altri video qua in America, lasciate qua sotto. Io ho appena finisco questo gelato, magari ne mangio una metà, non penso di più, poi finisco di lavorare e vado a dormire. Ci vediamo dopo, anzi domani. Ciao ciao!